Amici di Bici Sport, di qui bicisport.it, Simone Consonni. Simone, un altro trofeo, giro d'onore dopo una stagione, un anno fantastico. Ma sì, è, come hai detto te, un altro trofeo. È stata una stagione intensa e ricca di successi, quindi le premiazioni sono tante e fanno sempre molto, esatto, molto piacere. Ovviamente la stagione 2022 ormai si può dire alle porte, anzi possiamo dire anche che si è già cominciata con i primi ritiri, i primi raduni. Tu rimani ovviamente nella team Cofidis. Come sono andati i primi giorni di allenamento? Ma molto bene, abbiamo fatto una decina di giorni con la squadra in Spagna, è andato tutto veramente bene, stiamo in clima, bellissimo tempo in Spagna e ottimo clima in squadra, nel team, e quindi pronti per questa nuova stagione. A questo punto sei orfani di Elia Viviani, che sappiamo che ha cambiato squadra, da te ci si aspetta quindi tanto, nel senso che avrai anche maggiore libertà. Quali sono i tuoi obiettivi già dall'inizio della stagione? Ma sì, col cambio di squadra di Elia l'anno prossimo la squadra mi darà un po' più di responsabilità, sono veramente felice di questo e sento che è l'anno giusto per provarci, insomma. Chiaro. E sicuramente l'obiettivo è uno, cercare di tornare alla vittoria il prima possibile. Ho vinto una sola corsa da professionista e speriamo, insomma, di crescere, di cambiare il trend, crescere, esatto, insomma, l'anno prossimo di esatto. Senti, quali saranno, se c'è già un programma, quali saranno le gare, il debutto, hai qualcosa, insomma, da dirci? Sì, in teoria il debutto sarà al Saudi Tour dal 1 al 5 febbraio. Dopodiché il grande giro che farò dovrebbe essere il Giro d'Italia. Passando per le classiche, sì, sicuramente Tirreno, Sanremo, e passando per un paio di corse di classiche del nord come Gand e Fiandre, quindi sarà un anno bello intenso, ricco di impegni, esatto. Per tornare un attimo invece alla stagione che ci siamo lasciati alle spalle, ora ovviamente a Tokyo nell'inseguimento a squadre, ti sei fatto un regalo, ti sei tolto uno sfizio, come hai festeggiato? Sappiamo che le vacanze, avete fatto anche delle vacanze un po' di gruppo, voglio dire, tra voi ragazzi amici del quartetto, ma ti sei fatto un regalo particolare? No, sinceramente no. Ancora no. Il regalo è la vacanza con la mia ragazza e con Filippo e Francesco, anche loro siete accompagnati. Al caldo, esatto, insomma, siamo al mare, stati al caldo e abbiamo ricaricato le batterie per cercare di bissare una stagione fantastica come quella che è stata, insomma, quella che sta partendo. Certo. Perfetto, grazie. Allora Simone, in bocca grazie al lupo a voi. Per le prossime avventure. Grazie a voi.